Buonasera e benvenuti a Box Salute. In questa puntata parliamo di Candida, un fungo molto più diffuso di quello che si immagini e all'origine di molte più patologie di quello che si pensi. Eh, ne parliamo con un vero esperto in materia che è il dottor Vincenzo Valesi. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Eh, parliamo di, di candida. Sì, dottor Valesi. Eh, prima di introdurre l'argomento volevo dire che lei su questo ha scritto anche un libro che ho qui con me che è Curare la candida con eh, le terapie naturali. Poi lei ne ha scritti altri, eh, essendo medico di famiglia anche eh, cito qui il rimedi naturali del medico di famiglia, insomma, eh, sono tanti gli argomenti di medicina naturale e non convenzionale, tra l'altro di cui lei è esperto. Oggi abbiamo voluto eh, dedicare l'intera puntata a questo argomento perché è davvero. Eh, molto interessante anche perché come dicevo in tanti eh, non, eh, non sanno che eh, magari è, eh, è all'origine di disturbi che loro hanno volevo proprio introdurre la puntata partendo da questo concetto no? che è molto più diffuso di quello che si immagini e, e poi da un altro concetto importante e cioè quello che eh, lei mh, definisce cita come benattia la candidosi come benattia anziché malattia Beh, direi che il titolo è già abbastanza esemplificativo di questo concetto volutamente un po' provocatorio e trasgressivo. La candida non è sempre un nemico, anzi non lo è affatto. Il vero nemico, nemico non è la candida, che è un microfungo che vive normalmente nell'intestino, ma sono le abitudini scorrette, sia di tipo alimentare, sia legate al nostro stile di vita, che ne favoriscono uno sviluppo eccessivo ed esagerato, perché la candida in realtà serve a una sua funzione, per esempio quella di allontanare dal nostro organismo i metalli pesanti che introduciamo con l'alimentazione e anche di favorire per esempio il metabolismo degli zuccheri nell'intestino. Il problema è quando la candida comincia a svilupparsi in eccesso e passa dalla sua forma buona, che è come quella di una sfera lucida, e alla, sua, alla forma cattiva, cioè praticamente parla da, passa da Dr. Jekyll a Mr. Hyde, cosa succede? Quando ci sono delle condizioni ambientali, intestinali soprattutto, che ne favoriscono uno sviluppo eccessivo, questa sfera bianca, luminescente, comincia ad emettere dei filamenti chiamati IFE, che, con i quali si insinua fra le cellule del, che rivestono la parete intestinale e di lì può diffondersi nel resto dell'organismo determinando eh, problemi a distanza in altri organi, eh, sia di tipo generale sia di tipo locale. Ecco, quindi insomma, ehm, volendo spiegare che cos'è la candida, ci ho già detto tanti elementi, quindi è un fungo. E, come ci spiegava, si insedia all'interno dell'intestino. Molti Dile di noi, magari, lo collegano a problemi diversi, no? Certo. La candida, il classico mughetto, certo. la lingua bianca. Invece, eh, la candida, eh, una volta che si è insediata all'interno dell'intestino, come spiegava lei, dà origine a tantissimi disturbi. Eh, Ce ne può, ci può dire quali sono i principali? Beh, come diceva per l'appunto, eh, quando si parla di candida eh, si, si pensa quasi sempre a un qualcosa di negativo, soprattutto la prima cosa che viene in mente è il mughetto, eh, cioè un'infezione della bocca, oppure problematiche della sfera ginecologica, tipo vulvo-vaginiti che possono dare le caratteristiche perdite bianche pro, con prurito vaginale intenso. Oppure non so, altre, altre forme mh, di, locali, come a livello anale, prurito anale fastidiosissimo. E, eh, però in realtà, eh, oppure cistiti, per esempio, oppure infezioni della pelle eh, a livello delle pieghe cutanee, eh, a livello del piede, addirittura a livello delle unghie. Eh, però quando ehm, ci dimentichiamo che tutti questi aspetti, eh, aspetti locali, in realtà non sono altro che la punta di un iceberg, di un qualche cosa che ha il suo punto di partenza a livello dell'intestino, perché l'intestino è eh, la sede in cui la candida è generalmente, normalmente, fisiologicamente più rappresentata e dove vive normalmente in equilibrio, cioè in simbiosi con tutte le altre specie batteriche, fungine e virale, virali. Per esempio, in questa figura vediamo, no? ci sono i batteri buoni e i batteri cattivi, quindi non ci sono soltanto i cattivi. E, e questo, di questo non dobbiamo mai dimenticarcene, perché i batteri buoni ci sono molto utili. Quindi, dottor Valese, è il concetto della flora batterica intestinale. È il concetto della, di un corretto equilibrio della flora batterica intestinale, che, che si chiama eubiosi, che vuol dire buona vita. In contrapposizione alla disbiosi, che vuol dire invece vita cattiva, cioè un sovvertito equilibrio fra queste specie batteriche, dove spesso prendono il sopravvento i cattivi e, e, e anche molte specie fungine, in particolare la candida o altri batteri patogeni. Quindi, la candida, se è nel giusto equilibrio, è, eh, certo. ci deve essere? Ci deve essere, assolutamente, ci deve essere. Da cui il senso la candida non è solo un nemico, diventa un nemico quando noi diventiamo nemici di noi stessi, seguendo dei comportamenti e degli stili alimentari molto scorretti e anche abitudini di vita molto scorrette, tipo la sedentarietà, la mancanza di moto, le preoccupazioni eccessive, che spesso fanno parte del nostro quotidiano, della nostra vita. Siamo costantemente bombardati da una serie di, di, di preoccupazioni, di paure. Eh, purtroppo i media che eh, si fanno eh, tramite di trasmetterci quello che avviene nel mondo intorno a noi spesso eh, danno un risalto eccessivo alle cattive notizie. E, e questo certamente eh, se noi dalla mattina alla sera siamo bombardati da cattive notizie, <ride> è logico che poi a sera non siamo nelle condizioni migliori dal punto di vista psicologico. Questo ci causa tristezza, ci causa depressione. Quando noi siamo tristi e depressi anche i nostri, i nostri alleati, i natural killer, i linfociti, cioè le cellule della nostra difesa diventano tristi, rallentano la loro attività, rallentano la loro velocità. E questo non è certamente un fatto positivo perché apre la strada ad infezioni di varia natura, anche quelle da candida o anche a malattie molto gravi come possono essere per esempio anche i tumori o malattie virali. Quindi noi viviamo in un costante equilibrio fra il nostro sistema immunitario e le specie, le altre specie di vita che popolano il nostro corpo. Ecco, poi nel corso della trasmissione approfondiremo bene questo aspetto delle cause, che in parte ha già accennato, e poi delle cure molto importanti. Adesso che siamo all'inizio ci tenevo molto che i nostri telespettatori eh, sapessero quali sono le manifestazioni della candidosi, perché qualcosa abbiamo già visto in una foto, eh, si vedeva una persona affetta da dermatite. Molto spesso molti di noi hanno la dermatite, assumono magari una, usano, utilizzano una crema a base di cortisone sperando di risolvere il problema. In realtà dietro a questa dermatite può esserci una candidosi, quindi la cura deve essere a una, fatta a un altro livello. Giusto, dottor Valesi, quindi dermatiti e poi quali sono le altre manifestazioni? Beh, innanzitutto dermatiti, quindi a livello della cute, eh, per esempio, possiamo avere a livello delle pieghe cutanee eh, la cosiddetta intertrigine da candida, che è una... una una infezione da candida che spesso eh, compare sotto la piega mammaria perché ci sono delle condizioni particolari che ne favoriscono la, la, la formazione, oppure a livello del, dell'angolo delle, delle labbra la cosiddetta chelite angolare può essere una manifestazione della candida cutanea, oppure a livello delle unghie possiamo avere una onicomicosi da candida. Altre manifestazioni molto frequenti sono a livello delle, delle mucose, le mucose che sono le superfici di rivestimento degli organi interni, come per esempio a livello della vagina, a livello della vescica urinaria. E una, una delle più comuni manifestazioni è per l'appunto la vulvo-vaginite, nella figura vediamo una sezione della vagina. Una delle più comuni manifestazioni è proprio la Vulvo vaginite da Candida che si manifesta con prurito intenso e con caratteristiche perdite bianche, eh, non maleodoranti generalmente, e eh, di aspetto ricottoso. Quando si parla di candida, quasi sempre eh, il pensiero eh, comune eh, cade proprio a questa forma, a questa manifestazione della, della, della donna. Ma Tra l'altro, questa è una forma anche infettiva. È anche infettiva ma relativamente, nel senso che è infettiva allorché trova un terreno su cui poter attecchire o poter favorire eh, eh, lo sviluppo di altre forme che sono presenti nella persona che potrebbe, potrebbe essere contagiata, la quale ha già un terreno predisponente alla candida, quindi se non la fa, se non la prende, scusate il termine un po' riduttivo, ha un terreno che la può produrre. Ecco, quindi abbiamo fatto qualche esempio delle patologie più facilmente riconducibili alla candida, ma ce ne sono infinite altre, per esempio Tantissimo. le allergie. Sì, eh, ora eh, quale può essere il rapporto fra le allergie e la candida? È un rapporto molto sottile. Per comprendere questo tipo di rapporto dobbiamo pensare cosa succede a livello intestinale quando c'è un'infiammazione intestinale di cui la candida è eh, diciamo, la punta dell'iceberg. Normalmente il nostro intestino è rivestito da una serie di cellule che sono come le mattonelle di un pavimento. Fra una cellula e l'altra ci sono dei collegamenti molto stretti, per cui normalmente fra una cellula e l'altra non devono passare sostanze. Le sostanze che passano sono quelle che vengono assorbite dalle cellule che le digeriscono, le frammentano in subunità, in pezzettini più piccoli e le fanno passare dall'altra parte della cellula. Quando c'è l'infiammazione si verifica quella che è chiamata la sindrome dell'intestino poroso o leaky gut syndrome. È una sindrome da alterata permeabilità intestinale. In pratica che cosa si verifica? Si verifica che fra una cellula e l'altra si aprono dei buchi, veri e propri buchi enormi attraverso i quali passano delle sostanze di grosse dimensioni che non dovrebbero passare. Passano dall'altra parte, quindi verso il tessuto, verso la sottomucosa, verso le stazioni di difesa che sono i follicoli linfatici, che si chiamano placche di PIE, e qui trovano le cellule della nostra difesa che si vedono arrivare delle cose che riconoscono come nemici, perché sono sostanze di grosse dimensioni che stimolano una reazione immunitaria da parte delle nostre cellule di difesa. E questa reazione di difesa immunitaria può orientarsi verso due tipi di reazioni immunologiche. A seconda della tipologia della risposta da parte delle nostre cellule, possiamo avere delle allergie oppure delle intolleranze alimentari, ed ecco che allora noi diventiamo intolleranti o allergici a tutto. Quindi, il vero problema delle intolleranze non sono le intolleranze, ma è l'intestino. Perché quando abbiamo un intestino disequilibrato, disarmonico, in condizioni non funzionalmente buone, noi diventiamo intolleranze, intolleranti a tutto e allergici a molte, a molte sostanze. Quindi dobbiamo sempre preoccuparci di controllare la salute, la buona salute del nostro intestino. E allora vedremo che non è che scompariranno assolutamente o totalmente tutte le allergie, però si ridurrà l'intensità della nostra risposta immunologica verso anche ad antigeni, per esempio, che non hanno nulla a che vedere con l'alimentazione, per esempio, verso i pollini, perché il tipo di reazione verso le sostanze alimentari alimenta una linea di risposta immunitaria che poi è sempre di quel tipo verso anche altre sostanze che potrebbero entrare nel nostro organismo anche attraverso altre vie, per esempio, attraverso la via inalatoria che è una delle più frequenti, no? per esempio riniti allergiche, eh, asma allergico, se non addirittura dermatite allergica. Non dimentichiamoci che si parla di atopie. Atopie cosa vuol dire? Che non c'è, sono senza sede vuol dire atopie, cioè non c'è una relazione fra la porta d'ingresso dell'allergene e, e il, la zona del corpo dove si produce la reazione immunitaria di tipo allergico che se si esprime sulla cute si chiamerà dermatite, se si esprime a livello della mucosa bronchiale o della mucosa rinosemusale potrà essere una rinite o un fato asmatico. Ecco, quindi la candidosi eh, può dare origine a queste patologie che diceva lei e poi a tante altre, prima lei ha citato la disbiosi anche una cattiva digestione anche tra mh, chi di noi, tra eh, i nostri telespettatori, soffre magari di questo disturbo e non dà peso perché magari eh, mh, sì, non lo ritiene una, una cosa che si può calare, in realtà può intervenire sull'equilibrio intestinale, sulla, sulla candida in particolare e risolvere questo problema, giusto? Esatto, esatto, questo è molto importante e come possiamo intervenire su queste situazioni? Prima di tutto con l'alimentazione. Quindi, la prima cura, come diceva Ippocrate di Cos, il padre della nostra medicina, è proprio quello che introduciamo con l'alimentazione. Purtroppo oggi viviamo in un contesto socio-culturale-economico, dove siamo bombardati da tutta una serie di messaggi che spesso hanno una prevalente valenza di tipo, di tipo commerciale e si perde di vista quelli che dovrebbero essere i corretti regimi alimentari anche perché è effettivamente difficile seguire in questo contesto un regime alimentare corretto. Ecco, su questo argomento si apre un vero e proprio capitolo, poi dedicheremo tanto, tanto spazio. Nell'elenco delle malattie che stavamo facendo, delle manifestazioni eh, della candidosi, c'è qualcos'altro che non abbiamo ancora detto? Beh, ci sono anche delle manifestazioni generali, per esempio, mh, delle manifestazioni sistemiche si riferiscono, so, Non dobbiamo dimenticare che la candida produce circa 80 tossine, le quali vanno in circolo e eh, arrivano anche al nostro sistema nervoso e al nostro cervello, potendo determinare una, una situazione anche molto aspecifica, di tipo depressivo, di tipo di sbalzi di umore. E, e poi un'altra manifestazione generale molto, molto tipica della candida è il cosiddetto craving, cioè fame, canina, eh, voracità per i carboidrati, di cui la candida è estremamente avida. Quindi è un microorganismo molto intelligente perché si crea, crea in noi, ci utilizza per creare delle condizioni per autoalimentarsi. Quindi carboidrati ma anche zuccheri? Sì, dunque noi dobbiamo distinguere, i carboidrati non sono una cosa negativa, per carità ci devono assolutamente essere e devono far parte di una della nostra alimentazione quotidiana. Però quando parliamo di carboidrati dobbiamo distinguere fra i carboidrati complessi come per esempio gli amidi che sono delle lunghe catene di zuccheri e i carboidrati semplici o zuccheri semplici che invece sono delle piccole subunità formate da una o due molecole di sostanza e che quindi sono quelli che dobbiamo cercare di evitare. E sono soprattutto, quando parlo di zuccheri semplici, il saccarosio, il comune zucchero in tutte le sue forme, o di cano, di barbabietola, colorato, scolorato, grezzo, è sempre zucchero, è sempre saccarosio. Il fruttosio, che normalmente ritroviamo nella frutta, e il fruttosio ci deve essere, però dovrebbe essere assunto nelle proporzioni corrette in cui la natura l'ha voluto mettere con la frutta. Il problema è quando noi concentriamo le sostanze sia per quanto riguarda il saccarosio, sia per quanto riguarda il fruttosio, sia per quanto riguarda il glucosio, sia per quanto riguarda il lattosio. Il problema vero è la quantità. In natura è previsto che certe cose che dovrebbero far comunque parte della nostra alimentazione siano presenti negli alimenti che dovremmo normalmente assumere in un giusto equilibrio, in una giusta quantità. Noi invece facciamo le concentrazioni. Ed sono proprio queste concentrazioni che portano agli eccessi che poi si traducono in tutta una serie di problemi, di disbiosi, sindrome metabolica, dismetabolismi, diabete, tutta la situazione de dell'insulina, dell'iperglicemia. No? Oggi purtroppo abbiamo apportato questo, questo il saccarosio eh, che lo troviamo eh, sui banchi di tutti i supermercati e ci dimentichiamo che lui lavora su di noi con lo stesso, con lo stesso meccanismo con cui lavorano le droghe sono gli stessi meccanismi che biochimici crea una dipendenza crea una, crea una vera e propria dipendenza esiste una vera e propria dipendenza da carboidrati e, 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 è una cosa talmente invalsa che non ce ne rendiamo conto e ci sembra una cosa normale e così perpetuiamo tutta una serie di comportamenti scorretti nel corso della giornata che si traducono in iperglicemia e in iperinsulinemia cioè aumento eccessivo del, del, dello zucchero nel sangue a cui corrisponde una risposta, una produzione da parte del nostro pancreas eccessiva di insulina e l'insulina è un ormone che se in eccesso e continuamente in eccesso può comportare grossi problemi di tipo metabolico e non solo. Dottor Valesi, anche chi soffre di dolori articolari, di disturbi come ehm, stanchezza, può attribuire questo alla candidosi? Sì, sono dei, sono dei disturbi che possono essere attribuibili alla candidosi. Eh, innanzitutto perché c'è uno stato infiammatorio e uno stato infiammatorio, abbiamo visto la reazione immunologica spostata verso l'infiammazione e quello è lo stesso che poi orienta verso le, le allergie e, e sono, sono strettamente eh, correlabili alla, alla stessa tipologia di reazioni immunitarie, le allergie e le infiammazioni. E' come alzare la fiamma del fornello. Se noi alziamo la fiamma del fornello, noi ci bruciamo e quindi abbiamo le infiammazioni, siamo più sensibili a, a reazioni di tipo infiammatorio. Inoltre, la candida fa un'altra cosa. A proposito della debolezza dello stato di astenia, la candida produce una sostanza che si chiama acido tartarico. Questo acido tartarico eh, entra per similitudine nel ciclo di Krebs in quanto assomiglia a un normale metabolita, a un normale fattore del ciclo di Krebs, che è il ciclo di produzione dell'energia, bloccandolo a un determinato livello, e, eh, a livello dell'acido malico, perché l'acido tartarico assomiglia all'acido malico e se eh, quando si blocca il ciclo di Krebs non è che noi ce ne accorgiamo, <ride> che ci dice mi sono bloccato. È una cosa molto subdola che porta piano piano a spegnere la capacità delle nostre cellule di produrre energia e di attivare i cicli metabolici. Quindi ridurre la disponibilità di energia sotto forma di ATP vuol dire avere meno energia per tutto, per produrre per l'attività muscolare, per l'attività la, delle cellule cerebrali e vuol dire anche avere meno possibilità di produrre, di avere cellule specializzate, perché l'energia, così nel mondo e nella società, come ne, nella nostra vita e nelle nostre cellule, serve per specializzarle. Non dimentichiamo che siamo partiti da cellule primordiali indifferenziate e ci siamo evoluti proprio grazie a questa possibilità di disporre di grandi possibilità, di grandi capacità di energia. E questo è stato possibile grazie a un'infezione primordiale. Sì, un'infezione batterica. Allora non furono uccisi quei batteri, per fortuna, infettarono quei batteri, si chiamavano, sono i moderni, attuali mitocondri, i quali entrarono nelle cellule primordiali, i quali erano capaci di, di vivere e, e, soltanto replicandosi e, e, e di respirare un'atmosfera dove era presente ammoniaca, metano, solfo, e eh, grazie a questa simbiosi col mitocondrio esse eh, acquisirono la possibilità di produrre tanta energia e di specializzarsi. Ecco, sono davvero contenta del fatto che con parole anche semplici è riuscito a spiegarci dei concetti difficili e in questa prima parte introduttiva eh, viene da fare questa eh, riflessione, cioè davvero molti, molti di noi hanno eh, questo, questi disturbi legati alla presenza della candida nel, che non è equilibrata nel nostro organismo e quindi quasi tutti possono avere benefici da cure, da rimedi che eh, hanno l'obiettivo di ripristinare questo equilibrio eh, dei batteri che sono all'interno in particolare dei nostri intestini è così dottor Valesi? Certo, però non dobbiamo mai dimenticare che eh, ogni approccio terapeutico per essere veramente olistico, olistico vuol dire globale, vuol dire che eh, ogni approccio terapeutico deve sempre tenere conto dei problemi nell'individuo, nell prima di tutto nella sua totalità, nei problemi nella loro totalità e nella loro interrelazione, altrimenti eh, rischiamo di cadere in un comportamento riduttivo dove il nostro obiettivo finisce per essere solo quello di sopprimere, abolire un sintomo senza averne compreso il significato. E in quest'ottica voglio dire che ogni approccio terapeutico deve sempre considerare vari aspetti che sono l'aspetto psicoemozionale, l'aspetto nutrizionale e dobbiamo distinguere fra nutrizione e alimentazione, sono due cose diverse. L'aspetto dell'esercizio fisico, dell'attività, del movimento e... E infine anche l'aspetto della possibilità di interagire con il nostro sistema biologico attraverso farmaci convenzionali o non convenzionali, a seconda delle necessità dei casi, e con opportuni integratori tipo oligoelementi, sali minerali e vitamine. Benissimo, quindi adesso abbiamo introdotto, ha introdotto lei dottor Valesi come proseguirà il resto di questa puntata di Box Salute, dedicata alla Candida, no? come abbiamo detto la candida non sempre è un nemico e quindi ci rivediamo tra pochi istanti dopo la pubblicità per proseguire, in particolare quindi parlando di cure, buone abitudini di vita e anche delle cause che eh, abbiamo accennato, ma eh, vorrò fare con, vorrei fare con lei dottor Valesi un approfondimento anche sulle cause. Ci rivediamo tra pochissimo. Ben ritornati a Box Salute, in studio il nostro ospite, il dottor Vincenzo Valesi. Stiamo parlando di Candida, l'argomento di questa puntata è la Candida che non sempre è un nemico, questo è il titolo, il dottor Valesi ha introdotto nella prima parte della trasmissione eh, questo argomento e adesso entriamo nel, nel vivo eh, parlando delle cause, delle cure, delle buone abitudini di vita per eh, convivere con la Candida nel, nel modo giusto. Dottor Valesi, quindi le cause, qualcosa già accennato prima: eh, alimentazione, stress, ci può dire qualcosa di più? Beh, mh, prima abbiamo parlato che ogni terapia deve contemplare un approccio globale ai problemi e questo approccio globale già ci fa capire quali sono le cause, perché l'approccio è modulato sulle cause. Quindi. Praticamente fra eh, le cause diciamo, che, eh, più, più comuni eh, abbiamo anche le cause eh, psicoemozionali. Psi cosa vuol dire cause psicoemozionali? Vuol dire che tutto, tutto ciò che eh, in noi si traduce in emozioni negative e in, in conflitto eh, apre le porte dello stress. E dice, eh, lo, stress, eh, lo stress, non è una, un, una parola new age vaga e, e indefinibile di qualche persona annoiata dei salotti bene. Lo stress è il vero killer della nostra società, ed è eh, perché stress vuol dire tantissime cose, vuol dire per l'appunto anche problematiche psicoemozionali, in particolare quando parliamo di problematiche psicoemozionali parliamo dello stress cognitivo, quello per l'appunto legato alle emozioni. Perché c'è anche uno stress non cognitivo, quello legato a tutte le tossicità di tipo chimico, fisico, alimentare, biologico, di, di varia natura. Pensiamo, oggi viviamo in un contesto, in un contesto ambientale veramente eh, terribile eh, ne, nei paesi occidentali e eh, industrializzati. Però, ritornando allo stress psicoemozionale, da cosa deriva? Deriva spesso da, dai conflitti, dai sensi di colpa perché noi viviamo in un contesto socioculturale contraddittorio, contraddittorio partendo dal vertice. In pratica ci vengono dati dei messaggi, non vorrei sembrare troppo filosofico o, o sociologico, ma eh, io sono profondamente convinto di questa cosa, ci vengono dati dei messaggi e poi ci vengono dati i messaggi opposti, e questo crea un conflitto naturalmente. Poi viene creata tutta una serie di costruzioni, di varia natura, non è caso di scendere nei particolari, che è finalizzata a limitare la nostra libertà, a, libertà, a limitare la libertà in quelle che sono le nostri comportamenti naturali attraverso tutta una serie di regole di varia natura che servono per contenere la nostra vera essenza, la nostra individualità. Il, il vero motivo per cui siamo venuti al mondo è per interagire, per essere felici, gioiosi. Ci tolgono questa gioia, ci viene tolta questa gioia. Perché come diceva qualche filosofo importante e anche qualche mh, importante personaggio rock, il potere vuole la tristezza. Ma la tristezza, non dimentichiamo, a parte eh, intristisce anche i nostri, le cellule della nostra difesa che rallentano la nostra sorveglianza immunologica, la tristezza e il conflitto causa stress, perché c'è un, una lotta dentro di noi fra un una pulsione e un messaggio contenitivo. Questa, questa lotta che non, non rimane solo a livello di pensiero, ma si traduce in, in neurochimica. E allora entriamo, quello che è psichico diventa neurologico, diventa endocrino, diventa immunologico, secondo una serie di relazioni che non è più nemmeno solo verticale, è una relazione orizzontale fra questi aspetti. Tanto è vero che oggi si parla di psico-neuro-endocrino-immunologia, una scienza parallela, orizzontale, che correla fra di loro tutte le specialità della medicina. Oggi non possiamo più pensare di eh, gestire, di affrontare, di approcciarci con qualsiasi argomento, di, di qualsiasi specialità medica, senza tener conto di queste relazioni che sono fondamentali. Ecco, quindi dottor Valesi, insomma, se siamo tristi, se siamo infelici, se siamo stressati, questo contribuisce a creare un terreno fertile per tante patologie e per la candidosi, giusto? Certo. Inoltre, nello stress cronico si verifica l'attivazione di una delle vie dello stress, che è quella che eh, arriva alla, alla, al surrene, alla ghiandola surrenale, la quale, nello stress cronico, è stimolata nella sua porzione corticale è stimolata a produrre soprattutto il cortisolo. Quindi noi viviamo in una situazione di ipercortisolemia cronica, cioè un aumento eccessivo e cronico del cortisolo, che è il nostro cortisone prodotto dal nostro surrene, e questo crea una situazione che indebolisce il sistema immunitario. Altri fattori sono sicuramente eh, l'alimentazione, che come anticipava lei prima è poi una cosa diversa dalla nutrizione. Certo, sono due concetti fondamentali. Infatti la nutrizione, la parola nutrix deriva da nutrice, quindi quello che ci viene dalla madre non può essere altro che buono, ma quello che ci viene in seguito può essere la mela avvelenata di Biancaneve. E allora passiamo eh, paradossalmente, e volendo forse esagerare, eh, da quella che è la nutrizione a un'alimentazione che può essere qualcosa di scorretto, perché alimentazione vuol dire introdurre alimenti e negli alimenti ci sta tutto il buono e anche il meno buono. Certo, anche perché eh, gli alimenti che acquistiamo già confezionati eh, non sono quelli più sani, dove si usano magari farine non molto raffinate, lo zucchero è tra gli ingredienti eh, presente in maggior quantità, insomma questo certo. incide sicuramente, come diceva lei, nel mondo per come è oggi. Eh, eh, arrivano, insomma, tante, si aggiungono tanti problemi e tante cose che vanno contro il nostro stato di salute e di benessere. Ecco quindi eh, stress, infelicità, alimentazione e poi il consumo di farmaci. Oggi facilmente molti medici eh, curano delle malattie che magari dovrebbero essere approcciate in modo olistico, come diceva lei, eh, prescrivendo tanti farmaci. L'antibiotico, per esempio, tante volte viene dato quando non sarebbe forse strettamente necessario, dico bene? Beh, io eh, penso che eh, i farmaci siano importanti, perché i farmaci eh, hanno una loro funzione e quindi dovrebbero essere sempre prescritti. Dal medico, il quale, visitando il paziente, quindi attraverso la, la sua storia, attraverso il suo esame obiettivo, eh, può eh, capire se eh, sono necessari farmaci importanti e salvavita, come possono essere anche gli antibiotici, eh, o come può essere lo stesso cortisone. Non dobbiamo demonizzare necessariamente il farmaco, ma un suo uso incongruo, eh, eh, ma questo già i medici lo sanno, quindi il messaggio. È, è, è rivolto soprattutto alle persone, le quali spesso vedono nel farmaco e solo nel farmaco la soluzione miracolosa a tutti i loro problemi. E quindi dovremmo cercare di sviluppare questa, questa, questa maggiore educazione e sensibilità. Lo stesso Ministero della Sanità, la stessa OMS, ci invita a un uso più razionale, meno emotivo del farmaco che tante volte viene visto dal paziente come un qualche cosa che risolve tutto. Faccio un esempio molto tipico. No? Eh, il paziente, uno dei farmaci che più spesso chiede al medico quando si trova di fronte a una problematica, invoca direi, a una problematica di tipo infettivo o infiammatorio, se infettivo è, 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 è gli antibiotici. Farmaci utilissimi, però ovviamente i farmaci gli antibiotici sono efficaci ed utili solo nelle forme batteriche. Quindi, eh, eh, quindi perché i virus per esempio non sono sensibili agli antibiotici, quindi eh, noi eh, finiamo per utilizzare un antibiotico che non fa nulla al virus perché magari l'infezione è virale, ma questo lo dovrà stabilire il medico, e quindi dobbiamo tener conto che ci creiamo anche dei problemi, come per esempio gli antibiotici non distinguono fra i batteri buoni e i batteri cattivi che sono nel nostro corpo e nel nostro intestino. Quindi uccidono indiscriminatamente tutti e pertanto il loro uso dovrebbe essere sempre fatto in maniera ragionata e razionale, ragionevole. Certi rischi è giusto correrli se ci sono almeno dei vantaggi, non se non c'è nessun vantaggio. Un altro fattore molto importante, saltato già fuori nei, nei suoi discorsi, è l'inquinamento, l'inquinamento che è ovunque, nell'aria, nell'acqua, nei cibi che mangiamo. Beh, l'inquinamento che è nell'aria ci possiamo purtroppo fare poco. Mh, quello, per quello che è nell'acqua qualche cosa di più ci potremmo fare, per quello che è negli alimenti che introduciamo. Io eh, sappiamo bene che uno dei problemi degli alimenti industriali è la presenza di coloranti, conservanti, additivi chimici, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono delle tabelle di quelli pericolosi, quelli meno pericolosi, eccetera, eccetera. Ora io mh, senza volere cadere in quella che è l'ortoressia, cioè una uh, cura meticolosa e ossessiva per quello che mangiamo, che può diventare questa una vera e propria patologia, io eh, penso che eh, più che perderci eh, dovremmo, innanzitutto, sviluppare un maggior spirito critico, d'accordo su quello che acquistiamo. Certe cognizioni di fondo e di base su certi conservanti e coloranti ce le dovremmo avere. Ma mh, senza spesso eh, diciamo, concentrarci troppo sui particolari, dovremmo tenere presente sulle grandi categorie degli alimenti, per esempio. Dovremmo eh, ridurre, eh, ridurre eh, l'assunzione, ritorno su quest'argomento, degli zuccheri semplici, eh, ridurli in condizioni normali o di guarigione, dopo una guarigione, addirittura abolirli quando ci troviamo di fronte a una forma di candidosi cronica, persistente, recidivante, una persona che da anni soffre di determinati problemi e che è disperata. Penso che, come disse qualcuno, Parigi val bene una messa, quindi un eh, val bene la bene pena di, di correre, di fare qualche sacrificio in più, eh, eh, riducendo o abolendo per un periodo limitato perlomeno alcuni tipi di alimenti, tipo gli zuccheri semplici. Tipo, che poi a volte si pensa che siano dei sacrifici, invece diventano delle abitudini. Eh. Certo, perché poi il problema è quello delle abitudini. Sì. Noi dovremo imparare a vicariare, a sostituire un'abitudine alimentare, magari non correttissima, con altre abitudini alimentari. All'inizio può essere difficile, come tutte le volte che noi vogliamo interagire modificare le nostre abitudini, ma poi dopo ci abituiamo e, e nel concetto stesso, nella parola stessa, c'è la possibilità di portare avanti un discorso diverso. Ecco, se abbiamo esaurito l'argomento delle cause, dottor Valesi, non so se voleva aggiungere qualcosa, o se bene o male abbiamo. Beh, le cause, eh, quelle di tipo farmacologico, quelle di tipo alimentare, sì, sono soprattutto queste, eh, però sono, fanno parte anche di quelli che sono la buona gestione della medicina da parte dei medici. Quello che io voglio invitare le persone, i pazienti in particolare, a, a evitare di fare automedicazioni incongrue con certe tipologie di farmaci. Oltre agli antibiotici ci sono per esempio anche altri farmaci di cui oggi si fa larghissimo consumo che sono i cosiddetti FANS, cioè sì, i farmaci antinfiammatori anti non steroidei, tutti i vari eh, farmaci che utilizziamo normalmente per i dolori e di cui spesso si fa abuso e con vari, eh, che possono creare al nostro organismo vari problemi, fra cui quello dell'abbassamento delle difese immunitarie, problemi a livello gastrico, a livello renale, a livello del fegato. Anche lì vale la pena, come diceva lei prima, di fare dei tentativi, perché esistono tantissime sostanze naturali che per specifici problemi possono certo. aiutare quindi, a togliere i dolori, a migliorare la situazione di ognuno di noi. Adesso io penso che molti dei nostri telespettatori da casa si chiederanno ma avrò la candidosi anch'io? Ho quei sintomi? Ho, sono soggetto a certi stress, a certi ehm, problemi? Avrò anch'io la candidosi? È possibile, eh, dottor Valesi, eh, mi passi il termine, fare una sorta di autodiagnosi, sempre con la premessa che poi, prima di intraprendere delle cure, bisogna rivolgersi a degli specialisti? Ma è possibile capire da soli se si ha questo tipo di problema? Dunque la parola autodiagnosi non mi piace, perché la diagnosi è una, una, un procedimento, un'elaborazione mentale, un processo logico che eh, richiede eh, la considerazione di, varie, di vari aspetti, eh, la raccolta eh, della storia del paziente, un esame fisico, obiettivo del paziente e, e, e poi in base a questa, a questa valutazione l'indirizzamento verso l'effettuazione di determinati esami o accertamenti clinici che credo per il bene del paziente debbano essere pertinenza del medico. Tuttavia il paziente logicamente eh, eh, presenta, può presentare dei sintomi sgradevoli e sono quei sintomi che lo spingono a, 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 dal medico. Eh, questi sintomi sono spesso la, la febbre, cioè l'infiammazione, il dolore e, e, e quindi il dolore... E, e, e l'emorragia sono i tre sintomi che spaventano la persona. Ora, come collochiamo la sintomatologia da Candida fra questi tre sintomi? E, e il prurito è, una forma che spesso è, è uno dei sintomi che più spesso ci fa capire, che ci, fa, ci insospettisce che ci sia una Candida, è una forma di dolore, è una forma particolare di dolore. Oppure eh, può essere eh, per quanto riguarda la donna eh, il prurito vulvare vaginale legato alle le cosiddette perdite bianche, eh, generalmente non maleodoranti, con aspetto eh, di, bianco di tipo ricotta. E per quanto riguarda l'aspetto digestivo può essere una, una digestione lenta, difficile, una, un gonfiore dopo improvviso, eccessivo dopo i pasti, soprattutto pasti in cui abbiamo assunto dei carboidrati cioè, e soprattutto degli zuccheri semplici. E, e poi i, i test per la diagnosi eh, sono legati sia alla ricerca della candida, può essere ricercata il test migliore, quello, sarebbe quello che permette di vedere la candida, e, eh, sarebbe un test che si chiama eh, esame eh, con la microscopia in campo scuro, quindi col microscopio viene esaminando il sangue, viene vista direttamente la candida. È un test molto particolare che non può essere fatto, non viene fatto in tutti i laboratori, ma solo in alcuni laboratori. Oppure la ricerca della candida nelle feci. Tante volte, se si ha fortuna, si riesce a individuarla. Ora, nelle feci viene richiesta dal medico un eh, eh, esame delle feci per la ricerca di, di, di forme fungine, bisogna specificarlo, lieviti e forme fungine. Oppure una ricerca di anticorpi, anticandida. Poi ci sono altri test, eh, altre forme empiriche di diagnosi, ma che ovviamente riferisco un po' a livello così eh, folcloristico e, e colorito, come per esempio quello di, eh, della saliva nel bicchiere. Se la saliva eh, va a fondo o forma dei filamenti o rimane in sospensione. Potremmo, ecco, usiamo sempre il condizionale perché tutte queste cose devono essere sempre prese con quel minimo doveroso beneficio del dubbio, mentre invece se eh, la, la, la saliva rimane a galla la, la candida non dovrebbe esserci, però ovviamente sono tutte cose che non ci possono dare, la, eh, soprattutto quest'ultima, la garanzia assoluta che ci sia o che non ci sia la candida. Quindi rivolgersi al proprio medico curante. È legato questo esempio ultimo che faceva al pH? È legato alla, al pH ma anche e soprattutto al fatto che la candida con la sua presenza crea delle forme più pesanti che eh, eh, finiscono per eh, sedimentare o eh, rimanere eh, a, a mezzacqua eh, e non francamente eh, galleggiare. E cosa ci può dire invece di specifico riguardante il pH? Eh, il pH, eh, la parola pH, eh, spieghiamo che cos'è il pH. Il pH vuol dire acidità o non acidità. Il pH è un termine biochimico che serve per stabilire se siamo in fase acida o in fase alcalina o basica. Dobbiamo essere acidi eh, o, 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 o basici? Tutte e due. Noi ogni giorno dobbiamo essere un po' acidi e, e un, po', eh, un po' basici. È necessario che ci sia questa alternanza. Per esempio eh, in questa eh, diapositiva vediamo che eh, innanzitutto quando si parla di acidosi e di alcalosi siamo sempre in, in fase di, eh, di, di alcalosi o basicità, noi non possiamo mai essere veramente acidi. Sotto sì, 7, sempre sopra il 7. Dobbiamo essere sempre sopra il 7, ma soprattutto mh, abbastanza sopra il 7, cioè il nostro livello di acidità deve oscillare. Fa normalmente fra 7,36 e 7,44. Cioè, noi vediamo, per semplificare le cose, che mh, da nel, alle 3 della, della mattina, eh, dalle 3 della mattina eh, noi cominciamo a diventare sempre più acidi e tocchiamo questo massimo di acidità alle 9 eh, della mattina. Ah, quindi questo durante il sonno? Questo avviene durante il sonno, certo, certamente. Poi eh, procedendo nel corso della mattinata, questa, rimanendo sempre nella fase più acida, tuttavia tendiamo a diventare meno acidi finché arriviamo alle 3 del pomeriggio dove siamo, cominciamo eh, a entrare in una fase di alcalinità, cioè di meno acidità praticamente. Questa fase di alcalinità... Eh, raggiunge il suo massimo alle, alle 9 di sera, alle 9 post meridiana PM, cioè alle 21, e rimanendo sempre in fase di alcalinità, cominciamo, continuiamo a, eh, a, a, ad, ad essere meno alcalini e a riportarci verso una forma di acidità. Ritorniamo infatti alle 3 del mattino, dove riprendiamo a discendere e così via. Questa Cosa è molto importante? Ha un nome molto semplice, ginnastica connettivale. E cosa vuol dire o commutazione vegetativa? Adesso non voglio usare parole difficili. Ginnastica connettivale ci rende conto che c'è questa alternanza necessaria. Perché è necessaria? Perché nella fase di acidità la nostra matrice, e qui introduciamo il concetto di matrice, la nostra matrice che è lo spazio che sta fra le cellule, uno spazio vivo e vitale, Digerisce, distrugge con i suoi enzimi, grazie a questa situazione di acidità e di solubilità, tutte le sostanze tossiche che si sono stoccate, sono entrate e dove vanno a finire? Il nostro organismo le mette proprio nella matrice, però non le deve tenere lì, le deve eliminare allora fisiologicamente. Questo è un meccanismo fisiologico predisposto dalla natura e, e le digerisce, però. Quando le ha digerite in una fase eh, eh, fisica di solubilità, tanto è vero che si chiama fase di Sol in questa fase di acidosi, poi la matrice deve ricompattarsi, deve ricostituire la sua trama molecolare, strutturale, in modo da essere più compatta per essere meno vulnerabile all'aggressione dei virus, dei batteri. E questo avviene nella fase, appunto, nella seconda fase, quella di alcalosi. Quindi, noi non dobbiamo abolire queste fasi, ci devono essere. Quindi quando parliamo eh, oggigiorno che siamo troppo acidificati, noi ci riferiamo al fatto che il contesto culturale, il contesto alimentare, la, il tipo di, di vita che facciamo oggi ci porta a essere troppo acidi e per cui eh, non abbiamo abbastanza curato mh, questa fase fisiologica di alcalinizzazione. Perché è anche vero il discorso opposto, non dobbiamo esagerare, non dobbiamo alcalinizzarci troppo e non dobbiamo abolire questa, questa fase di alcalinità. E, e tanto è vero che dal punto di vista pratico, quando ricorriamo all'uso di sali alcalinizzanti, noi per rispettare questo comportamento fisiologico sarebbe più opportuno che li assumessimo nel corso delle ore serali per esempio verso le 17 o le 18 del pomeriggio, in modo tale da apportare questa, queste quote di alcalinità senza compromettere questa fisiologica alternanza. Quindi quello che lei dice eh, si può anche tradurre nel fatto che non dobbiamo eliminare i cibi acidi. No, cibi non dobbiamo eliminare i cibi acidi assolutamente. Acidificanti, ecco, come ecco la carne. Ecco, dobbiamo stare attenti perché... Eh. Eh, noi non dobbiamo preoccuparci tanto dei cibi acidi o basici, ma dobbiamo poi pensare che questi cibi all'interno del nostro organismo interagiscono con i nostri sistemi enzimatici e producendo reazioni acide o basiche. Allora è meglio parlare di cibi acidificanti e cibi alcalinizzanti. Okay. È più corretto. Va bene, allora poi approfondiremo bene questo, questo argomento relativo ai cibi. Prima di salutare i nostri telespettatori eh, con um, qualche minuto di pubblicità ci accenna alle terapie che affronteremo dopo nell'ultima parte della trasmissione? Certo, le terapie eh, che affronteremo dopo dovranno tenere conto di quelli che sono tutti gli aspetti nella loro globalità dovranno tenere conto. Saranno terapie che dovranno tenere conto degli aspetti psicoemozionali, saranno terapie che dovranno tenere conto degli aspetti nutrizionali, terapie che dovranno tenere conto di un corretto stile di vita per quanto riguarda la sedentarietà, la necessità, la necessità di movimento e infine li metto da ultimi perché per me l'aspetto integrativo che spesso si sottolinea eccessivamente in realtà non è più importante degli altri, non voglio dire che lo sia di meno, ma non lo, è, non lo è di più. Dobbiamo pensare, quando noi parliamo di una terapia globale, che essa sia come un tavolo. come Il tavolo, la scrivania su cui lei sta appoggiata, un tavolo si regge su quattro gambi. Se fossero tre, la scrivania non starebbe più in equilibrio. Con questo esempio che rende bene l'idea, eh, io saluto per qualche istante i nostri telespettatori, ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati a Box Salute. Il titolo di oggi è La Candida non Sempre un Nemico. Ne stiamo parlando con il dottor Vincenzo Valesi. Allora, abbiamo spiegato che cos'è la candida, abbiamo spiegato quali sono le cause della candidosa e di tante malattie che sono legate a questo stato. Adesso, veniamo a come eh, curare se c'è un disequilibrio nei nostri intestini di questo fungo che deve essere normalmente presente, ma che deve essere in equilibrio con gli altri ospiti della flora batterica del nostro intestino. Allora lei mh, poco fa, prima della pubblicità, aveva accennato all'aspetto psicoemozionale, quindi per stare bene, per, eh, perché la, la, la candida non sia un problema, eh, si può intervenire proprio su, su questo con delle tecniche particolari. Certo, si può intervenire su questo aspetto secondo vari approcci, che possono essere approcci di tipo psicologico, di tipo psicoterapico, approcci di tipo tecniche di rilassamento, tecniche di tipo respiratorio. Non dobbiamo dimenticare l'importanza dell'ossigeno e la respirazione ci porta ossigeno. Noi eh, praticamente abbiamo eh, purtroppo l'abitudine di non respirare. Siamo continuamente viviamo in apnea. Sì, siamo, viviamo in apnea, ma vivere in apnea vuol dire portare poco ossigeno e, e, al, ai nostri tessuti sostanzialmente e portare via dai nostri tessuti poca anidride carbonica che ci acidifica. E, e quindi dobbiamo imparare a respirare. E può sembrare una banalità, dobbiamo imparare a renderci conto, prendere coscienza del fatto che non respiriamo o non respiriamo bene in modo da esercitare questa funzione. E infatti ci sono delle tecniche respiratorie che consistono nel, per esempio, nel inspirare profondamente contando fino a 6, trattenere... Uh, un paio di secondi il respiro e poi espirare lentamente in modo da svuotare completamente i nostri alveoli polmonari dai gas, soprattutto dall'anidride carbonica, che si sono formati dal, 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 dall'ossidazione cellulare all'interno dei, dei nostri mitocondri. E poi ci sono quindi tutte le tecniche respiratorie dello yoga o anche altre tecniche, il training autogeno, tutto ciò che rilassa anche. E, vedete, c'è sempre fra tutti questi aspetti un'interrelazione profonda, non possiamo parlare di un aspetto senza poi andare ad un altro, e questo è veramente il senso della parola globale. E, 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 e quindi, l'aspetto psicologico. Ritorno uh, su questo argomento: vuol dire anche coltivare dei pensieri più positivi, dobbiamo cercare di essere meno pessimisti, meno tristi. E, e, e ne va della nostra salute e della nostra vita. E impariamo, e questo è un messaggio forse che un po' antitelevisivo, anti mi dispiace per te, <ride> qua sono ospite di una televisione, Vabbè, la però televisione in questa certo televisione adesso si stanno parlando di cose forse più, sicuramente più amene. Per esempio, sconsiglio il, qualsiasi tipo di telegiornale, quindi eh, rispetto alla <ride> par condicio, eh, quando stiamo mangiando, perché eh, mai in questi momenti, che sono un momento di riunione familiare in cui si scambiano delle informazioni, in cui si dovrebbe eh, mangiare, masticare con lentezza, eh, come dicevano i latini: eh, la prima digestione avviene nella bocca. Eh, eh, e quindi, eh, mentre, se, fa, mentre facciamo queste cose importanti, noi siamo concentrati o distratti da eh, una serie, una scaletta di eh, tragedie, perché ormai i nostri telegiornali sono diventati una cronaca continuativa di tragedie. Eh, beh, questo eh, vuol dire eh, eh, intristire i nostri natural killers, i linfociti, i nostri macrofagi, le nostre cellule di difesa e vuol dire anche infiammarci, infiammarci vuol dire produrre delle sostanze che fra le altre cose eh, ci deprimono, infatti nell'infiammazione cronica si produce anche una sostanza chiamata interleuchina 6, la quale ha variazioni, quella di essere, infiammare i nostri vasi sanguigni rendendoli sensibili al deposito del colesterolo, ha, eh, rallenta l'attività delle nostre cellule immunitarie, passa la, marie, la barriera ematoencefalica, cioè la barriera che c'è fra il sangue e il cervello e arriva alle nostre cellule cerebrali causando depressione. Quindi c'è una relazione ben precisa fra il pensiero e la la biochimica e la biologia eh, è il pensiero che crea la materia o è la materia che crea il pensiero? Questo è un grande dilemma. Io penso che eh, questa affermazione sia vera in entrambi i sensi. Non dobbiamo eh, scadere nel senso di essere troppo materialisti e pensare che tutto, che ogni pensiero sia frutto di una biologia o di una molecola, che tutto si possa risolvere con una molecola. Anche perché quando noi introduciamo le molecole, che spesso in qualche caso devono essere assolutamente assunte, tuttavia andiamo a bloccare dei meccanismi. Ed è anche vero che il pensiero positivo ci stimola a produrre dei neurotrasmettitori della gioia, eh, delle sostanze come le endorfine, per esempio, e, e, mentre il pensiero triste eh, ci porta a produrre delle sostanze che causano depressione. Quindi, è vero, sono vere entrambe le cose. È una strada bidirezionale, questa e l'equilibrio giusto è nel rapportarle, nel correlarle a seconda dei casi nella giusta proporzione. Quindi, dottor Valesi, terapie come alcune che citava lei prima, come il training autogeno, ma anche un buone abitudini di vita come certo. non guardare la televisione che dà brutte notizie mentre si sta mangiando, che esatto. non si digerisce poi niente. Certo. E tra le buone abitudini, ovviamente, un'attenzione, una grande attenzione a ciò che si mangia. Sì, allora. Che è questo... può essere terapeutico in qualche modo il cibo. Certo, però ripeto, questa dobbiamo avere grande attenzione, senza perderci nel particolare, perché considerare troppo il particolare è perdere di vista il generale e dobbiamo sempre avere una visione d'insieme. Di Perdersi nel particolare vuol dire diventare ortoressici, ortoressici la parola vuol dire un'alimentazione corretta, ipercorretta, troppo, troppo salutistica, eh, non è che dobbiamo andare con la lente di ingrandimento a leggere tutto quello che compriamo, anche perché poi l'elenco degli alimenti è messo, o degli additivi o dei conservanti è messo secondo una scaletta in relazione alla loro presenza quantitativa, quelli che sono per ultimi vuol dire che sono meno rappresentati, non è che un, una minima quantità di zucchero sia eh, patologica. Quindi Ripeto, il problema è l'accumulo, più semplice. È l'accumulo e la quantità, è... l'accumulo a seconda la di alcune cose, quantità. E la quantità a seconda di altre. Quindi eh, eh, a grandi linee un'alimentazione corretta, soprattutto in senso anticandida, però parlare in senso anticandida vuol dire parlare in senso antidegenerativo, antinfiammatorio, antitumorale. Ripeto, la candida non è un tumore assolutamente, però la candida si sviluppa più facilmente in un terreno metabolico e respiratorio che ha lo stesso terreno e immunologico che è lo stesso terreno che può favorire anche altre malattie importanti di tipo degenerativo, di tipo autoimmune, infiammatorio e anche infine di tipo tumorale. Quindi noi dobbiamo tenere conto sempre di questo aspetto. Quindi cosa dobbiamo fare nella pratica? Ridurre gli zuccheri semplici, glucosio, saccarosio, fruttosio. Attenzione anche al fruttosio perché in quantità eccessiva come per esempio può essere in un uso continuativo abbondante quotidiano o anche in certi alimenti come il miele, il fruttosio eh, è stato dimostrato scientificamente causa il fegato grasso. Oggi di eh, 100 persone che fanno un'ecografia del fegato per ah, mille cause, eh, se ne trova 99 che hanno il fegato grasso, più o meno grasso pur senza essere etilisti, senza essere alcolisti, quindi da qualche parte ci sarà un motivo per cui, e eh, non è soltanto l'abuso dei farmaci, a volte è anche l'assunzione eccessiva di certi alimenti che reputiamo buoni, ma tutto è buono e tutto è cattivo, dipende dalla quantità. Ne non è un cucchiaino quindi, di miele preso ogni tanto che ci fa venire la steatosi epatica, ma consumare un barattolo di miele ogni 15-20 giorni, beh, non penso sia la cosa migliore da fare. Poi, oltre agli zuccheri semplici, dovremmo eh, eh, ridurre eh, diciamo anche le proteine di origine animale. La dieta corretta dovrebbe essere basificante, tenendo conto che siamo troppo spesso, più spesso acidi, e ipoproteica, per l'appunto. Ipoproteica non vuol dire abolire le proteine, vuol dire ridurre il loro apporto, soprattutto di certe proteine di, di origine animale, come per esempio le carni rosse. E, eh, perché? Eh, perché le carni rosse sono fra i cibi più acidificanti. lo stessa Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha detto. Ogni tanto ascoltiamola, non ascoltiamola solo quando ci fa comodo, ascoltiamola sempre. Ci dice di ridurre il consumo della carne rossa, perché anche la carne, la migliore carne rossa, anche quella che non è stata sofisticata, e qui entreremo nel campo della, de, del codice penale, anche quella che non è stata sofisticata ha delle caratteristiche nutrizionali che ci acidificano eccessivamente e favoriscono, essendo ricchissima di ferro, lo sviluppo di determinati nel nostro intestino di determinati batteri della flora anaerobica che poi svolgono un'azione un putrefattiva, sono uh, i cosiddetti batteri putrefacenti che portano alla produzione di sostanze estremamente tossiche e, e, di tipo proprio putrefattivo, come quelle che si formano nella putrefazione, che svolgono un'azione di tipo tumorale, come avere un morto in pancia, in poche parole. E l'altra grande categoria di alimenti, che mi dispiace lo devo dire, so di, eh, creerò dei problemi a qualche persona, però è eh, il, il latte e il lato derivati. Perché? Perché prima di tutto, per una considerazione di carattere di osservazione della natura, latte e lato derivati sono gli alimenti nella, nella scala animale, nella biologia, dei cuccioli, dei mammiferi. E i dei quando i cuccioli dei mammiferi sono svezzati, il latte non lo guardano più. Tanto è vero che anche nell'uomo, che è un mammifero, perde fisiologicamente la capacità di digerire il lattosio, che è uno dei problemi, non solo, non l'unico: problemi a uno zucchero contenuto nel latte. Ci sarà un motivo se la natura ha fatto sì che noi perdiamo la capacità enzimatica di digerire il lattosio? Forse ci vuole dire: non è il caso, non fa per te, allora cosa facciamo? Noi forziamo la natura, la nostra scusate, scarsa intelligenza ci porta a forzare la natura e magari assumiamo per bocca degli enzimi per digerirlo. Ma questo non è, un, non è un atteggiamento, un comportamento in linea con quella che è la natura. Ma qual è il problema inoltre? È che latte e formaggi sono fra gli alimenti più acidificanti, ritorniamo al solito discorso. Inoltre, essendo ricchi di determinate proteine, favoriscono... Una, una, una disbiosi, un'infiammazione dell'intestino. E cos'è? Qual è il problema, ritornando al discorso dell'acidificazione? L'acidificazione crea dei grossi problemi, perché alla fin fine e qui si ribalta il paradigma, si peggiora l'osteoporosi, perché se il nostro sangue è acido, troppo acido, il nostro organismo deve riequilibrare questa acidità e come la riequilibra va a sottrarre dal dal, dall'osso sali di calcio, causando, peggiorando l'osteoporosi. Va a sottrarre dal muscolo ioni magnesio, ioni sodio, ioni calcio, causando debolezza muscolare, causando, li va a sottrarre dal, 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 eh, dalla, dalla muscolatura liscia delle pareti dei vasi arteriosi, causando ipotensione arteriosa. Quindi ecco qui anche un altro elemento di debolezza. Dovremmo evitare tutti gli eccitanti, eh, le sostanze eccitanti, i, i caffè, eh, l'uso eccessivo di tè. Il, eh, gli alcolici, i superalcolici, non ne parliamo. I superalcolici sono una cosa che dovrebbe, sono il massimo di, di quello che possiamo fare di scorretto. Alcolici, no, consumo di vino, vino rosso, con moderazione, con moderazione, anche quello siamo abituati, con moderazione. Ma però evitare fra questi le bevande alcoliche che sono particolarmente fermentate, anche il vino, ma soprattutto la birra, che è una bevanda che contiene quindi questi lieviti, saccaromices si chiama il lievito che forma la birra, saccaromices cerivisie, che vuol dire saccaromicete della birra, cerivisie in latino vuol dire birra infatti. Ecco, quindi insomma ha fatto una bella carrellata su, su tutto quello che Sulle è... Sulle cose più importanti, che, torno che a ripetere, parli. non perdiamoci sui particolari, consideriamo le cose generali. Ecco, quindi queste poi sono buone, sane abitudini di, di vita, di stile alimentare che dovrebbero seguire poi tutti al di là della candidosi, in particolare in presenza di candidosi eliminare completamente certi, ecco, ora, certi alimenti come l'alcol. Infatti dobbiamo distinguere, allora, se una persona... Soffre di una forma candidosica recidivante, cronica, persistente, è dieci anni che soffre di candidosi e pur avendo provato tutte le migliori cure del mondo, antifungini di sintesi naturale, eccetera, eccetera, non è riuscita a risolvere il problema. Non voglio usare la parola debellare, non mi piace, è troppo aggressiva. A risolvere il problema, cioè a, riequil a riequilibrare, a creare armonia. Allora, Sarà dopo, sarà necessario essere un po' drastici, essere un po' più rigidi, quindi per almeno per un periodo limitato, limitato abolire queste categorie di uh, alimenti e che fare poi? Beh, vediamo, vediamo poi. Prova pure a riprenderli, perché il test, il primo test per la candida, sei te stesso. È, è, è come tu reagisci, tu lo capisci, segnali, no? se tu sei sintomi. stato seguendo e abolendo per tre mesi certe cose ti sparisce un prurito vaginale o un prurito anale di cui soffrivi da anni e riprovando a ritornare a, alle abitudini vecchie ti ritorna è la cosiddetta prova si fanno del nuovo. Eh, esatto. Quindi dobbiamo distinguere. Quindi, se invece una persona ah, soffre di una forma lieve che ha risolto in poco tempo, può anche essere meno rigida in questo comportamento alimentare. Perché poi in generale io voglio dire è meglio non essere mai troppo rigidi perché. Anche per quanto riguarda i comportamenti, non è una contraddizione con quello che ho detto appena, perché la rigidità è una lotta, è un conflitto con noi stessi e il conflitto con noi stessi ricade poi in quell'aspetto di stress che ci porta a produrre cronicamente un eccesso di cortisolo, cioè di cortisone prodotto da noi, che a sua volta causa acidificazione e indebolimento del sistema immunitario. Quindi diventa come un cane che si morde la coda. Dottor Valesi, in un approccio terapeutico olistico alla candidosi non può mancare anche eh, l'esercizio fisico. Esatto, esatto. E, eh, mai come oggi eh, viviamo in una, in una, in, facciamo una vita eccessivamente sedentaria, oppure quando facciamo l'esercizio fisico lo facciamo male, cioè è inutile stare seduti per una settimana alla scrivania, poi il sabato o la domenica fare due ore di, di corsa o, eh, o 20 km di bicicletta. Questa è, è una cosa folle. Eh, noi dobbiamo fare regolarmente tutti i giorni un minimo di attività fisica, che cosa vuol dire? Vuol dire almeno 30 minuti tutti i giorni, camminare a passo svelto, perché per camminare eh, che cosa comporta? Comporta una migliore ossigenazione dei tessuti. E eh, vuol dire eh, a, a attivare i vasi sanguigni, attivare il microcircolo, portare veramente ai tessuti e quindi alle cellule che dei tessuti fanno parte, portare l'ossigeno, perché poi alla fine della fiera è l'ossigeno che ci interessa e non basta portarlo con la respirazione, bisogna portarlo anche con l'attività fisica. Che però, attenzione! deve essere proporzionata ai problemi internistici che una persona può avere, quindi non dobbiamo fare cose folli, soprattutto deve essere regolare e deve essere un'attività di tipo aerobico, cioè non deve arrivare a quelle soglie per cui noi eh, siamo costretti, il nostro metabolismo è costretto a attivare, non, più, non, non, uti non utilizzare il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa adesso strettamente correlato, e attivare, che produce perché il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa producono tanto ATP attraverso l'utilizzazione dell'ossigeno, ma hanno bisogno di ossigeno, di tanto ossigeno per funzionare. E allora, se non abbiamo questa possibilità, che non abbiamo l'ossigeno, noi attiviamo un'altra linea metabolica che si chiama la glicolisi anaerobica, dove produciamo tanto acido lattico e meno ATP. Quindi abbiamo due elementi di svantaggio. L'acido lattico che acidifica e meno ATP che ci fa male, perché noi abbiamo bisogno dell'ATP. L'ATP è la forma di deposito, di stoccaggio dell'energia. È la nostra benzina che è pronta a prendere fuoco e in qualsiasi momento non ne abbiamo bisogno, in modo da far girare tutti i nostri cicli metabolici e la nostra vita. Un aiuto, dottor Valesi, in questa terapia di cui ci ha parlato lei, visto che viviamo in una società, in un ambiente molto inquinato, arriva anche dagli integratori. Sì. Gli integratori, come ho detto prima con una, una frase molto colorita, fanno parte del quarto gambo del tavolo. Quindi è, è il tavolo per stare in piedi ha bisogno, può avere bisogno anche di questi. Questi integratori devono sempre e possono essere inseriti in questo contesto. Cioè, eh, perché qual è il rischio? Il rischio è, è di tipo pedagogico-culturale, di attribuire un'eccessiva importanza a un qualche cosa che ci viene dall'esterno cosiddetto effetto biberò. Dice io me ne frego, io sto seduto tutta la settimana, non faccio attività fisica, mh, coltivo i, pe i pensieri, pensieri peggiori, eh, eh, faccio come Winston Churchill, no stress, no sport, no sport, no sport eh, e, 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 e poi eh, mangio quello che voglio, non ne voglio sapere, tanto si muore, <ride> tra virgolette, però Ecco qua la mia, la mia, il mio contenitore, il mio flacone di integratori eh, o di eh, farmaci anticandida eh, naturali o meno naturali, ma qui l'importanza, questa ovviamente è una, una trasmissione dove si parla eh, di medicina naturale, eh, che per me è molto importante, però eh, correttamente voglio dire che il problema non è eh, sempre solo che cosa si prende, ma è anche come, come lo si prende, qual è l'obiettivo. Qual è il contesto con cui lo si prende? Quindi enfatizzare un aspetto rispetto agli altri è una forma di scorrettezza dal punto di vista della trasmissione del messaggio. E il messaggio che io voglio trasmettere è proprio questo. Noi dobbiamo diventare responsabili, coscienti di questi aspetti, di queste cose, della nostra vita, in modo da avere gli elementi per essere noi in prima persona a operare delle scelte coscienti, delle scelte anche di tipo alimentare e non solo, e poi prendiamo pure gli integratori, Nuglia, eh, ci sono tantissimi integratori eh, naturali che noi possiamo prendere eh, in caso di candidosi, per esempio l'aglio è uno di questi, eh, l'aloe, eh, l'acido caprilico che è un acido che è stato estratto dal... Dalla, dalla, dalla noce di cocco eh, abbiamo la pseudovintera eh, colorata o pseudovintera che ha un'azione diretta anticandida. E fra i migliori integratori ci sono quelli che, che sono meno anti ma sono più pro, eh, e sono i probiotici. E cosa vuol dire probiotici? Eh, probiotici, prebiotici, sembrano parole difficili, ma sono invece realmente molto più semplici. Batteri. Probiotici sono i batteri, i batteri buoni che noi abbiamo sterminato con tutti i nostri comportamenti scorretti, di cui abbiamo finora parlato, e, e, e che dobbiamo aiutare a, a ricostituirli nel, nel loro giusto equilibrio. E questo è il modo migliore per approcciare, per antagonizzare la candida, è creargli meno spazio, vuol dire creare un ambiente perché i batteri... Non è soltanto per pre loro presenza, producono delle sostanze importanti come gli acidi grassi a catena corta, la glucosamina, sostanze che sigillano tutte quelle lesioni che si vengono a produrre nella parete del nostro intestino a livello dell'epitelio. Abbiamo parlato prima della sindrome dell'intestino poroso. Ebbene, i batteri buoni ci aiutano, sono eh, gli operatori che ci aiutano a sigillare, a ricostituire la corretta... La corretta struttura della la membrana di rivestimento del nostro intestino. Eh, ce n'è di tanti tipi, non voglio entrare nello specifico. Quello che a me interessa è il concetto. Fra i migliori che ci possono interessare cioè, sono l'Enterococcus fecium, il Saccharomyces bulardi e soprattutto gli, i bifidobatteri. I bifidobatteri che sono gli istruttori del nostro sistema immunitario, sono quelli che dicono alle nostre cellule immunitarie, macrofagi, natural killer, linfociti T, Guarda che c'è un, un, un aggressore, svegliati! Eh, L'aggressore eh, può essere anche una cellula tumorale, o eh, 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 può essere un problema dentro la cellula, una cellula malata che appunto ha bisogno di essere distrutta, perché loro servono anche a quello. Eh, I bifidobatteri insegnano alle nostre cellule del sistema immunitario a svolgere il lavoro di poliziotti. E poi i lattobacilli. E lattobacilli, che sono una famiglia molto importante, comprendono tantissime specie batteriche, fra cui alcune che caratterizzano la cosiddetta eh, eh, flora del Doderlein a livello vaginale, e ritorniamo all'origine all e alla fine della vita, all'origine della vita, dove eh, eh, essi creano delle condizioni di un pH appropriato, un pH che deve essere compreso fra 3,8 circa e 4,5, cioè è un pH fondamentalmente sempre acido, ma non deve essere troppo acido. Perché, se è troppo acido, quindi troppo al di sotto di 3,8 vuol dire troppo acido, eh, si favorisce lo sviluppo eccessivo della candida a livello vaginale, con i problemi che ben sappiamo. Ma non deve essere nemmeno troppo alcalino, perché al di sotto di quel 4,5% eh, noi arriviamo a creare un ambiente favorevole a specie batteriche che vivono normalmente e fanno parte normale della nostra flora batterica vaginale, pronte a svilupparsi in eccesso, in questo caso batteri quando il pH, l'acidità glielo, glielo permette, e sono le cosiddette Gardner NL, garden NL no? e, e, le quali eh, sono dei batteri che per l'appunto sono responsabili anch'esse di una serie di, di, di vaginiti eh, molto caratteristiche, caratterizzate anche in questo caso da prurite, cioè, e soprattutto da un caratteristico eh, odore di, di, di pesce. Benissimo, dottor Valesi. Io direi che sono molto contenta perché siamo riusciti in questo tempo, secondo me, a trattare in modo abbastanza esaustivo questo argomento. Ma sono anche convinta che molti dei nostri telespettatori abbiano ancora dei dubbi, delle cose che vorrebbero sapere. Proprio per questo io la ringrazio eh, di aver messo a disposizione il suo indirizzo email che noi adesso mandiamo, mandiamo in onda con una grafica, così chi la volesse contattare le, le può scrivere. Ecco, qui abbiamo sia l'indirizzo email che dicevo che è vivalesi eh, chiocciola, è eh, corretto dottor? Sì? Um, vivalesi, vivalesi, chiocciola in wind esatto. e poi c'è anche il sito che si può visitare che è www.biabioevolutiva.com. Quindi non mi resta che ringraziarla, ringraziarla di cuore per aver accettato il nostro invito nei nostri studi. E senz'altro spero ci saranno presto nuove occasioni perché sono tanti gli certo. argomenti di cui lei è un esperto e di cui mi piacerebbe ancora eh, parlare con lei, su cui intervistarla. Ringrazio, te, ringrazio Telecolor che mi ha ospitato e i telespettatori che mi hanno ascoltato. Anche da parte mia un ringraziamento finale va a tutti voi telespettatori che siete stati in nostra compagnia. Grazie e buona serata.